Nasce in provincia di Salerno il primo ITS, la scuola di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma che permette di conseguire il titolo di tecnico superiore per l'automazione e i sistemi meccatronici. Si apre una nuova stagione per i giovani campani con l'opportunità di trovare un lavoro stabile che cambia la vita, una prospettiva di grande interesse. Così questa mattina il governatore della Campania Vincenzo De Luca a Salerno, nella sede della scuola all'Istituto Galilei di Palo di Salerno, in L'occasione dell'inaugurazione del corso organizzato da ITS Antonio Bruno con la collaborazione di Confindustria Salerno e istituto di istruzione superiore Galilei di Palo e finanziato dalla Regione Campania che vede la partecipazione di 21 giovani diplomati che hanno superato le selezioni che si sono tenute nei giorni scorsi. Il futuro si costruisce con impegno e sacrificio. Non si vive di contributi, ha detto il Presidente della Regione De Luca, rimarcando che nel settore della digitalizzazione e dell'informazione L'Italia è indietro perché ha carenza di tecnici. 66 le richieste di partecipazione al primo ITS della provincia di Salerno, giunte prevalentemente dalla Campania ma anche dalla Puglia e dal Lazio, che hanno portato alla selezione di 21 giovani. Bisogna incentivare i giovani verso queste discipline tecniche, ha detto il dirigente dell'Istituto Galileo di Palo, Emiliano Barbuto. C'è un disallineamento tra formazione e ciò che le imprese chiedono. La domanda dei profili di lavoro è molto distante dall'offerta. Uno scenario già noto prima della pandemia, che oggi più che mai fa emergere la richiesta costante di profili tecnici specializzati. Da qui gli ITS sono un'occasione per recuperare questi ritardi. Faremo altri. ITS ha detto De Luca dichiarandosi disponibile a finanziarne altri. Abbiamo in Italia e anche a Salerno questo paradosso, le aziende cercano figure professionali che non si trovano sul mercato. Il senso di questo ITS, cioè di questo istituto tecnico superiore che parte, è quello di formare i giovani per rispondere alla domanda delle imprese. In Campania, come nel resto d'Italia, noi abbiamo un sistema di formazione professionale che è demenziale. Per decenni abbiamo visto centri di formazione professionale per cose assolutamente inutili. A volte si formavano centinaia di estetiste che non si sapeva che cosa dovessero fare. La formazione che facciamo negli ITS è legata direttamente alla domanda che viene dal mondo imprenditoriale. Abbiamo bisogno di queste figure tecniche, la regione favorisce la formazione professionale. Nel nostro caso parte un ITS nel campo della meccatronica, della meccanica specializzata. Sono stati selezionati 21 ragazzi, pensiamo entro l'anno di fare un nuovo ITS per altre decine di ragazzi e al 98% chi fa questi corsi trova lavoro entro un anno. Io ho ringraziato il preside per la sua sensibilità, il mondo imprenditoriale e ho voluto esprimere il mio apprezzamento alle ragazze e ai ragazzi che hanno deciso di costruirsi un futuro con lo studio, con il sacrificio e con la formazione. Governatore, la pandemia ha portato a galla sicuramente una serie di emergenze del territorio. Anche il preside faceva riferimento al settore turistico, al settore alberghiero della ristorazione. Bisogna investire nell'industria, ma intanto il territorio di Battipaglia sta per perdere altri posti di lavoro con la Prismian. Ho segnalato per primo la situazione della Prismian perché mi era capitato di ascoltare l'amministratore delegato, l'ingegnere Battista, un mese e mezzo fa, che mi aveva espresso le sue preoccupazioni. Siamo intervenuti sul Ministero dello Sviluppo perché facessero un bando per la fibra ottica che valorizzasse la fibra di qualità e che quindi tenesse fuori dal mercato italiano prodotti che possono invaderci a prezzi stracciati. Non è andata così, perché rimaniamo un paese di squinternati, cioè mentre i francesi e i tedeschi quando fanno un capitolato i gara lo fanno per tutelare in primo luogo le proprie aziende, in Italia apriamo autostrade per le aziende di altri paesi, in modo particolare cinesi ma anche altri paesi d'Europa noi pensiamo di rintervenire sul governo nazionale perché quel bando di gara sia corretto in maniera tale da non tagliare fuori Prismian e per quello che ci riguarda la fossa di Battipaglia perché sono 300 posti di lavoro. Cercheremo di combattere e di fare la nostra parte, sperando che a Roma oltre che alla politica politicante si dedichino anche alle cose serie che riguardano la vita delle persone.